tutti e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Marco 88 e io sono Mazzetess. Ci troviamo su Spiral Knight. Il mio inglese fa schifo come al solito. Ci si troviamo in questo gioco. Vabbè, più o meno sarà quello. Posso creare un mio inglese personale, dai. Ci troviamo in questo gioco perché in pratica la beta di Untarned è veramente una beta, non c'è praticamente nulla da spiegare. La mappa è rozza. Sì, ma più che c'è poco da spiegare, anche non si può stare. Di conseguenza non possiamo fare un video insieme. Io forse caricherò un video al riguardo, non so Marco, ma ci sono proprio due cosette da far vedere. Perché non è un granché, non ci sono neanche gli spawn degli zombie, quindi niente di che. E si può cadere nel vuoto. Sì, tipo, come hai fatto tu, delle cose molto strane. Comunque magari vi farò un video per far vedere. Allora adesso siamo qua, abbiamo fatto giusto il tutorial introduttivo e niente, è un giochino, un MMO in cui ci sono dei dungeon, delle varie missioni da fare, e siamo questi cavalierini, diciamo, della spirale, che siamo caduti su un pianeta ostile. E boh, abbiamo due armi, una pistola che spara tipo dei qualcosa di laser, e poi c'è qualcosa di verde. Qualcosa di verde. Adesso parliamo con Sir Cassonetto. Ma sembra un lampione o un cassonetto? Allora, cosa dice? Leggo io, Pray. Come vuoi, il mio... Vado? Si insegna Lampione, allora, che si dice Forge Knight, però per noi sarà il signor Lampione. Il signor Lampione dice: Cradle è un mondo dangeroso, cioè pericoloso. Ed è importante di essere sicuri di avere delle armi nell'arsenale per sopravvivere. Quindi devi usare la forgia. Cos'è la forgia? Premiamo. Cos'è la forgia? La forgia usa il calore contenuto nei tuoi ingranaggi e li combina per fare col potere del cristallo di fuoco per sbloccare i suoi nuovi potenziali. Ok. Tra l'altro parla tanto di forgiare. La forgia ad ogni te, vabbè. Nel Clockwork se puoi accedere usando un Arsenal Station, ok. Quando usi la forgia, un altro tutorial qua. Vedrai una lista di oggetti, un crafting alla fine, no? Selezionando un oggetto ti mostrerà come può essere migliorato. Una specie di quello che fai tu su Cube World alla fine, no? Che migliora l'oggetto. Yeah. Ogni oggetto richiederà uno specifico tipo di cristallo di fuoco. Che belli che sono, tra l'altro. Possono essere ottenuti dal Supply Depot, guadagnati completando certe missioni e trovati in blocchi del tesoro del Clockwork. Come funzionano i cristalli di fuoco? No, bella sta spada! Che stile, è molto meglio di quella che ho io. Cristalli di fuoco sono qualcosa di instabile. C'è una possibilità che il tentativo di forgia vada fallito, ma abbiamo trovato che aggiungendo più cristalli di fuoco puoi migliorare la possibilità che sia forgiato con successo. Oltre a questo, più cristalli di fuoco aggiungi, maggiore sì chance hai. È molto interessante. Andiamo a dare un oggetto. Ok, un'occhiata alla forgia. Ok. Abbiamo 15 cracked fire. Per 2 per 3. Posso applicarne uno. Lo forgiamo. Proto Sword di livello 2. Proto Gun. Forgiamo un Proto Gun di livello 2 allora. Ok. Ah, anche lei. Io ho forgiato tutto. Ok. Già. Yeah. Spara il culet. Il culetto della spirale. Ho una spirale nel culetto. Però la prima. Lo scudo della spia. Vabbè, abbiamo forgiato tutto qua adesso.
Che... Ehi, che succede? Mi si è buggato qua. No, Forge, esci. Ok. Ah, ecco, quando... Tra l'altro... inventario che ti fa quella roba là. E questo... Ah, è una forge. Vabbè. Andiamo a parlare con questo tipo, allora. Il tecnico. Cosa ci dice il tecnico? Tra l'altro, lo sai cosa sembrano questi due? Cosa sembrano? Hai presente che i goblin... praticamente fregano ogni cosa? Praticamente sembrano dei goblin dispettosi che hanno assaltato... e depredato tipo un'armeria, e questo si è messo un pezzo di caldaia in faccia. E vedi che c'è tipo, sembra un pezzo di una vecchia stufa. Sì, comunque questo tecnico dice che possiamo andare qua e cambiare l'equipaggiamento, tipo questo Clockworks, non so cosa. Ah, ok, è l'inventario alla fine. C'è un costume, degli achievement che sono tipo infiniti, ma non ne abbiamo neanche uno. Equipaggiamento, c'abbiamo sta roba qua, ma non c'abbiamo altro. Ah, ci dice le caratteristiche. Possiamo decidere di andare così o nudi. Basta. Oh, forse esatto. Neanche. No, forse neanche. Come faccio a disequipaggiarlo? Non credo di poter. Vabbè, ecco, andiamo così. Se ne frega, andiamo. Ci dice che posso cambiare l'equipaggiamento. Ah, questo ci incrementa. Questo non si può. Temporalmente la vita massima. Ma perché? E come si usa? L'ho preso, guarda che me lo metto nell'inventario. Ah, sì. Però come... Vero. Ah no, credo sia applicato di base. Boh, entriamo qua allora. Hai attivato tu? Oddio, stiamo andando sull'ascensore. Advancing, ok, advance. E giù, io speravo che ci portasse su. Tra l'altro ho dei biscotti qua in armonia, ma che spiegatemi se è una cena che una persona comune può fare, dei biscotti che si chiamano in armonia, e c'è tipo boh, delle gocce che girano. Tu caricamento. Nel frattempo già infinito da me. Nero, ancora più nero. Sono grigio. 80%. Cosa è grigio? Dov'è? Cos'è questo nero? Questo grigio, eh? Ah, eccomi. Da che parte andiamo? Ah no, di qua è bloccato. Quindi credo che dobbiamo andare di qua. Carica gli attacchi, sì, ok. L'abbiamo scoperto già da noi mentre stavamo aspettando che le mie coinquiline uscissero di casa. E questo? Cosa? Ah, è un bottone. Sì. Oddio, abbiamo dei nemici là. Aspetta, io metto la pistola. Coprimi le spalle. Oh, che forte. Oddio, grande. Che forte. Ti sei dimenticato di caricare il colpo. Sì. Come dicevi. Eh sì, io prima dicevo dobbiamo girare con il colpo caricato, no? Prima di entrare nel... Occio. Ma sei pazzo? Cosa ci sei andato addosso? Quello esplode. Aspetta che lo faccio esplodere. Ma sono... tutto. Ma sono morto? No, non sono morto. No, però hai preso dei danni, suppongo. Oddio! L'ho mancato, lol. Come dicevi tu prima. Ma con chi ce l'ha sta a fare? Stava picchiando il pezzo di muro. Stava picchiando un muro. I muri sono pericolosi. Ma ho preso delle roba che però non scusa. Cosa? Ah, si può passare qua in mezzo? Ah, sì. Ah, forse non sì. Può passare. Ah, colpisci quello per proseguire. Perfetto. No, cosa? Oh, ho lanciato un vaso. Lol, ma dobbiamo colpire quell'affare. Ti lancio il vaso dopo. Lol. Con cosa lo l'hai preso con il sinistro? Ma come l'ho lanciato? Ma che schifo! Ah, l'hai chiuso, dobbiamo passare. Ma dove sei, Marco? No, devi sto divertendo. Ma... Dai, ma... puoi colpire la pistola, sai, quella fare. Ma è più bello lanciare il vaso. Lanciamo il vaso, boom! Headshot! Cosa sta a fare? Aspetta, quello... Io ho paura di quello, dove vuoi lanciarlo, scusa? Oddio!
Ma no, ci sono dei tizi che saltellano. Distruggili. Guarda, è pieno di sti tizi. Boom. Bisogna, mi sa che bisogna lanciargli il vaso. Ma dove? C'hanno tipo un nido, un... Oddio. Oddio, sono circondato. E vai Marco, non morire. Ma io sto bene, tu? Anche? 97, sì, dai. Oddio, continuano ad arrivare mostri. Che roba è? Aspetta, lo tiro giù. No, l'ho mancato. Ma continuo a caricare colpi e mancarli. Ma tu cosa continui? Abbiamo vinto. Nucleari. Sì. Aspetta, sfasciamo questi affari. Magari ci sono dei bonus, degli oggetti. Ok, sto caricando un colpo. Ah, c'è una chiave, guarda che prendo la chiave. Dammi sta chiave. Che è successo? No, voglio prendere la chiave. No, voglio prendere la chiave. Ah, ma guarda. Dai, guarda, ma hai visto come l'ho presa, scusa? Ah, devi lanciarlo sul pulsante, dobbiamo uscire. Ok. Esci? Che io ti apro la porta. No, però io voglio la pistola. Eccomi. Oddio! Attento! No! Aspetta. Ah no, c'è il muro, non possiamo sparare da fuori. Sì, vado. Dai, tiriamoli giù come dei pezzi di pezzenti. Non lo colpisco, perché non lo colpisco? Colpito! Ah, ops, io stavo colpendo proprio quello che non andava distrutto. Ma tra l'altro sta cosa che esplodono dopo un po' mi fa... No, io sto prendendo danni perché sono andato ancora nella scia di quell'affare là. Ah, hit to progress. Oddio, mi hai colpito! Ma cos'è questo? Collect hit. Dobbiamo salirci in famiglia qua, dice, tipo. Ah, dobbiamo collettare questa roba qua. Credo. Ma li ho presi tutti io, credo. No, ne ho preso anch'io un po'. Tanto non so se ne dà un tot a testa o che cosa. Il lavaso, dove devi lanciarlo? Laggiù devi lanciarlo. No, qua devi lanciarlo. Ormai. Questo cosa c'è? Dove? Scusa. Eccolo, oddio. Prendi il vaso in testa, no. Oddio, ci sono sti occhi puzzolenti, vaganti. Il camaleonte però mi sta simpatico. Perché dobbiamo ucciderlo il camaleonte? Che malvagio. È maligno, è il demonio. A me sta divertendo. Ah, dove... Come quando ho provato Overlord, ti ricordi? Oddio. Che ti dicevo che è un gioco demente? Sì. Ma non ti ho detto quanto è demente. Ti dico solo che, ad esempio, un danno cane. Perché hai attivato la bomba super esplosiva? Oddio. Vabbè, sono sopra il 94%. Sembra di pigliare tanti di quei danni, ma alla fine... Ma è poi anche un livello iniziale, dai, è tipo tutorialoso. Ma se passo sulle spine mi faccio male? No. Ma perché giri se per i vasi? Scusa. No, l'ho distrutto per terra! Ecco, prendi il vaso. Ok, andiamo col vaso. Cos'è sto a fare?
Speriamo che non sia il vaso da notte. Ma perché sparo sempre quando i nemici sono morti? Ho l'inventario pieno, non pensavo di avere un inventario. È diventato rosso? Hai l'inventario pieno? LOL, sì. Non so neanche com'è. Ma è diventato rosso sto affare, ma non so cosa serve, boh. Non so che abbiamo rotto il monitor. Ma no, era più rotto prima. Cos'è sto affare? C'è tipo un controller. Oh, ci parli! Ah. Battle pod, questi immobili automaton nascondono un piccolo arsenale dietro loro. Ogni battle pod ha un'unica combinazione di attacchi e difese sicuri. Poi, non ho capito niente. Ah, qua ci sarà un nemico probabilmente. Carico il colpo, aspetta. Eccolo lì. La volpe cattiva. No, mi ha fatto partire il colpo. Già. Rauzog. No, Razwog. Cosa abbiamo qui? Vabbè. Oddio. Però è protetto da uno scudo, tipo quell'affare. Forse c'è il potere del vaso da tirare giù? No. Zio! Forse abbiamo tolto lo scudo, Si sta prendendo danni quell'affare. Carichiamo i colpi, evitiamo le palle. Sì, tu devi sparare una volta di lato e una volta davanti, non è troppo complesso. Soprattutto da lontano, perché si distanziano. Sì, è grandioso. Sì, gli ha fatto esplodere in il faccia. Computer, lol. In faccia. Io nasti, sarò da voi, vabbè. Tra l'altro, cos'ha che non va questo tizio? Ha una paresi facciale? Sorride sempre. Sì, è possibile, effettivamente. È qualcosa che non quadra. Cos'è sto pulsante rosso? Boh, ho sbloccato un pulsante rosso. Cosa sono queste montagne russe? Lol. E questo cos'è? Uno zainetto quello che ho in addosso, guarda. Cos'è? Una piattola. Perché ce l'hai addosso? Mi sa che è una piattola. Perché ce l'hai addosso? Perché escono dei coriandoli? Perché è un gioco festoso. Qua c'è una casa, siamo a casa. Adesso si attiva. Abbiamo finito il livello. Mi dice che tu hai preso più un corone di me. Addirittura una corona in più, Esatto, sei tipo un magnate. Adesso ti chiederò un prestito di 112 corone. Sì, però tu hai preso molti più cristalli di me. Sì? Non ho visto, mi sono trovato le corone. Sì, avevi tre volte i miei cristalli. LOL. Di varietà. E qua è finito forse direttamente il tutto, no? Perché stiamo tornando Abbiamo guadagnato una corazza.
Sì. I cristalli del fuoco. Ma dove siamo adesso? Missione completa. Sì, Vita Suite. Che è più meglio dello Spiral Coulet. Ah, health di 1. Vabbè, dei cristalli di fuoco e 10 di prestigio. Ok. Ah, e qua ci dà poi una missione successiva. Però credo che i 20 minuti siano passati. Wow, guarda, Marco, 20 minuti spaccati adesso. Cioè, come fai a bello essere così preciso? Ma dove siamo finiti, tra l'altro? Non eravamo qua prima? Eravamo qua sopra. Dove c'erano queste tende di aborigeni. Che poi sono tipo delle tende, ma sono delle capsule di un'astronave. Cioè, guarda. Ah, eccolo qua, guarda. Questo è il tizio con il la cassone è finito qua. E il tizio con la stufa in faccia. Perché non posso più. Ma non hai visto? Eccolo lì dove è finito il cassonetto che avevo addosso. Hai visto? La piattola che avevi addosso. LOL. La nostra amica. Dov'è che ho l'inventario? Con la P? Sì. Però cosa. No, costume. Voglio l'inventario. L? Cosa dice? No. Forgia arsenale. Ah, sword 1, handgun 1, helmet armor 2, però voglio questa. Equippa. Scudo 1, rarità 2, sparkle of life, materiali. Ah, perché ho un fracco di materiali. Ma non ho un fracco di materiali. Cos'è il triplo dei tuoi cristalli? Oh, alla fine best scale. Venuto fuori la ricompensa e tu avevi più cristalli di ricompensa, mi vabbè, sembra. Comunque. Tra l'altro, ragazzi, assolutamente abbiamo bisogno per questo video che ci diate i vostri consigli, cioè nel senso se vi è piaciuto. A me personalmente è abbastanza piaciuto. Tu cosa dici, Marco? Sì, è carino, se ci capissi un po' di più sarebbe meglio. Odio particolarmente questo inglese. Ah, no, non che è inglese. Già. Però buono, alla fine. E che mi sono sorbito un sacco di anni di World of Warcraft che era completamente in inglese. Mm-hmm. Che adesso non c'ho tanto voglia di giocare a giochi in inglese. Non so se lo conosci World of Warcraft. Beh, praticamente sai, prima di conoscere World of Warcraft, magari uno può non averci mai giocato, però conoscerlo mi sembra che sia un must, diciamo. Però stiamo parlando un sacco, Marco, vuoi caricare un video di 30 minuti adesso? No, credo che concludiamo qua il video. Esatto, concludiamo qua il video. Chiediamo consiglio a voi se vi è piaciuto. Assolutamente abbiamo bisogno dei vostri commenti qua sotto. Qua sotto intendo sia sotto il mio video che sotto quello di Marco. Carichiamo lo stesso video, ma abbiamo bisogno di commenti tutti e due. Cioè i miei iscritti e i suoi iscritti. Vi invito a mettere un piace a ognuno dei due video. E iscrivervi ai canali. Esatto. Ci vediamo nel prossimo video da Marco 88 e Mazzetes. Oltre a questo lupo che sembra un lupo, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.